Sono stati molti i temi affrontati nell'ambito dell'ultimo Consiglio del Comune di Biella. Li approfondiremo uno ad uno. Ieri abbiamo iniziato da alcune gaffe clamorose. Oggi continuiamo con il solito battibecco, botta e risposta tra Paolo Robazza ed il sindaco Claudio Corradino. Al centro bandi, proiezioni e prospettive future della città, di contro il sindaco stoccate secche nei confronti delle minoranze. E così spiegarlo in un ulteriore modo ai cittadini e anche ai consiglieri comunali di maggioranza che a seguito di questa vittoria del bando da 18 milioni di euro, nella quale faccio un plauso alla maggioranza per aver probabilmente anche in maniera inaspettata, perché nessuno di voi se lo aspettava, visto come era stato presentato. Però vorrei anche ricordare a quei consiglieri comunali che addirittura chiedevano le dimissioni della minoranza, che visto che abbiamo vinto il bando, che questo bando non è in esclusione di quello che avete perso quest'estate. I 18 milioni di euro che avete apportato per ora, perché come ha ricordato più volte il sindaco Corradino e avete ribadito oggi durante i vostri interventi, e avete già messo le mani avanti sul fatto di riuscire a realizzare, e me lo auguro per il bene della città, perché a riuscire a realizzare tutti i progetti entro l'anno per poter ricevere i 18 milioni di euro. E ricordo che non è ad esclusione di quello che avete perso quest'estate. Quindi non ho molto da aggiungere, se non che noi abbiamo poche certezze nella vita, ma una certezza è che sicuramente chi arriverà dopo di me non apparterrà certamente alle forze che mi stanno criticando pesantemente, un po' tirate per i capelli adesso, quindi non preoccupatevi, ho sentito dire che cosa lasceremo, cioè, non preoccupatevi di quello che, tanto non credo proprio che toccherà a voi governare questa città, questa è una delle poche certezze che abbiamo, né i senz'anima centristi e né il PD che mi sembra che per qualche anno possa stare tranquillo e messo lì. Ora questo accenno polemico lo chiudo dicendo che noi pensiamo anche e soprattutto ai giovani, pensiamo a ripopolare questa città, c'è un progetto che è in fase di definizione, che riguarderà uno sviluppo universitario di tipo diverso e qui credo che ci potrà essere di aiuto anche il consigliere Spezziga che ha una notevole capacità nel campo, ma fatto in collaborazione con delle strutture esistenti ma in modo diverso. Ma non ne parlerò adesso, è semplicemente per dirvi guardate che le sorprese che abbiamo in serbo sono molte, da qui a 2 anni e mezzo perché sono ancora parecchi i mesi che ci separano dalla fine della legislatura, avremo modo di far vedere che siamo più concreti dei parolai che stanno dall'altra parte della barricata.